Marsapene è una bella valle tranquilla, selvaggia, solitaria, non battuta da nessuno che è parallela alla Val Ferret, più caotica, più insomma. Invece questa qua è proprio bella, ci sono dei bei boschetti di betulle e di larici, il tempo stamattina presto era brutto, adesso come dicono le previsioni le nuvole si stanno diradando, ecco là c'è la zona da sci di Courmayeur e sta venendo bello. Ecco, adesso proverò a salire quel canalone là, che sembra nevato e inghiacciato, che è la strada per salire al Colle dei Liconi. È una strada, diciamo che la via che di solito si fa è dall'altra parte, più facile, semplice. Questa invece è ombrosa, un po' più impegnativa. E le condizioni adesso, col freddo, c'è tutto ghiaccio e neve, ma insomma, si prova ad andare su di là. Vabbè, ritiro i miei bagagli e salgo. Quello là è il Mont Cammont. Eccolo lì, bello innevato, ma non è molto alto, 2007. Di là c'è la testa d'Arpi, di qua non si vede, adesso c'è lo Chétif. Ci siamo un po' più inoltrati nella Val Sapène, si fa sempre più aspra. Infatti qua si fa sto torrentone così, là è spuntato lo Chétif. Eccolo là, fatto l'altro giorno, quello a destra, quel conoide appuntito. Qua c'è un alpeggetto e là, poi l'altro ieri sono andato in una scoperta di là. Ci sono delle belle salite da fare su quelle cime, semplice ma ovviamente abbastanza impegnative, magari vediamo nei prossimi giorni. Ora però devo andare su di qua, in mezzo a sto bosco e poi salire su di là. Ecco, là c'è il Colle dei Liconi, ma arrivare fin qua non è stato facile perché giù c'era un botto di neve, sprofondavo fino alle ginocchia e non capivo dove andare. Poi ho visto una pianta tagliata con la motosega che sbuncava dalla neve, ho capito che lì era una zona un po' antropizzata e poi sono riuscito ad arrivare fin qua e adesso qua si capisce un po' di più. Con là è il Berio Blanc, qua c'è tutto il Monte Bianco, la Grand Jurass, di là c'è il Mont Sapène, quello là è il Col Sapène che è là e niente, adesso io provo ad andare su di là, vediamo se riesco a fare questo pezzo qua ripido. Non c'è molta neve ma in realtà si sfonda, un 30 cm ci sono, 30-50. Ghiacciato, vabbè, proviamo. C'è da fare sta cresta, la vedo un bastone in punta, ma la salita completamente fuori dalle tracce. Praticamente ho dovuto arrampicare sulla roccia invece che fare quella che dovrei cercare adesso a sentire perché è troppa neve. Al colle laggiù a sinistra là c'è il lago Liconi, Monte Bianco un po' coperto, si sta rannuvolando. Vabbè, punto là. Alcuni tratti mica semplici, eh. Bella arrampicata, eh sì, cazzo, non è mica così facile sta cima, eh. Bella arrampicata anche di 3 più. Oh, testa di Liconi raggiunta, ma fatta dall'altra parte poi questa stagione, è un'alpinistica di tutto rispetto, veramente, ho dovuto fare tutta roccia, in libera, così, ci ho messo una vita, però sono arrivato, molto bello. E subito sotto c'è il bivacco Pascal, eccolo là dove mi aspetto un bel pranzetto. Là si vede anche il Monte Rosa e tutte le cime a noi note, l'Emilius e la Tersiva, là in boscata c'è la Grivola, il Rutor, e eccolo là, e di qua tutto il Monte Bianco, ma ovviamente le Grand Jurasse un po' nascosto dalle nubi. Là c'è il lago Liconi e là la via che ho fatto. Pranzetto al bivacco Pascal, molto bello, però la luce non va, si è accesa in automatico una ventola, qui è molto, tutto molto tecnologico. Qua c'è il bivacco, qua è la cucina, qua c'è un bagno, e di qua si esce e c'è un panorama. Di mangiare e poi torno subito giù. In realtà la luce funzionava, ho scoperto. Allora, visto che c'è anche un po' di gas, mi preparo un bel tè caldo perché sto morendo dal freddo. Qua fa un freddo cane, anzi becco. C'era anche il termometro, ma un grado qua dentro. Vabbè, un bel tè caldo e poi via si va giù. Un'ultima panoramica sul bivacco Pascal.
e la vetta della Testa degli Iconi 2929, che è proprio praticamente lì. Salita da questa parte la via normale asciutta, bella pulita, semplice, a di là invece è un gran casino ed è anche un po' alpinistica nell'ultimo pezzo. Là di Paravalanghe, là c'è la Twill, là c'è il Ruto, insomma tutta la sotto c'è Morget, là si vede Tersiva Emilius, Monte Rosa, questo muraglione e qua il bivacco, e dietro al Monte Bianco. Oggi è un po' nuvoloso, si è ricoperto un po' e le vette del Monte Bianco non si vedono bene. Vabbè, adesso sì che è giunto il momento di scendere, perché sennò viene davvero tardi, anzi sarà difficile che il buio non mi sorprenda. Vabbè, vado, saluto il bivacco e via. Ecco, da qua si vede un po' la strada che devo fare, devo calarmi giù da qua, fare quella cresta, calarmi nei vari punti, belli ripidi così, anche quarto direi, raggiungere quel colle là, la parte più bassa, scanalare giù tutto ripidissimo, tutto ghiacciato, lì lo farò con la picca, mi sa, la salita no, ma la discesa sì, tutto il vallone là, il vallone Sapen, e raggiungere Courmayeur che è là. Quindi, insomma, mi aspetto un bel penare, bello 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 lungo, e dal colle a giù quindi tutto ghiacciato. Gola ghiacciata da fare, non so se provare ad andare di là o tentare ancora questa franaia qua ghiacciosa e scivolosa, e poi della tutta la neve. Situazione nevosa, ora devo farmi tutto sto canalone e raggiungere là il boschetto dove c'è il sole, poi da là c'è tutto il bosco che va giù, sempre innevato ma bosco, e c'è la mia traccia qua invece in libera. Prima avevo arrampicato su quelle rocce là, una follia, tutta in arrampicata fin su, invece la traccia era di qua in realtà. Anche se adesso è coperta dalla neve, ho capito che è di qua. Dietro tutto quello spallone enorme c'è la Val Ferret, è proprio là incuneata là sotto. E qui davanti il Monte Bianco, purtroppo un po' nuvoloso, ma il Monte Bianco è qua. Là c'è lo Chétif e là sotto Courmayeur. Vabbè, faccio tutto sto canalone innevato, vedo di puntare la vista e poi guadagno il boschetto. È che io ho arrampicato tutto su quella spalla bastionata, pazzesco per salire, quando invece il sentiero, anche se coperto dalla neve, lo prende tutto alla larga, il colle là. Io invece ho saltato il colle e sono salito direttamente dritta da quella pietraia, poi tutto dritto dritto di qua. Invece il sentiero prendeva tutta la spalla qua sulla sinistra, guardando in salita. Pazienza, mi sono complicato la vita come al solito. Di questa baita, ormai sono quasi giù nel fondovalle della Val Sapen. Il casino me lo sono lasciato alle spalle e adesso torno giù, tanto anche se fa buio ormai, tanto devo solo arrivare fin giù, qua il sentiero è ben tracciato, per cui eccoci questa bella baita qua, l'ho messa qua ma è chiusa. E niente, adesso mi riposo qua, ne sto un bel po' qua, tanto devo far arrivare a sera. Quindi devo solo arrivare fin giù, quindi passo qua un po' di tempo per riposo e poi pian piano si rifà l'ultimo pezzo e poi si arriva giù.